pop perché non c'è nulla di più pop del cibo, perché il cibo è per tutti. Qualcuno mi diceva se avessi preso lo spunto dall'arte pop o dalla pop music, ma non è assolutamente questo. Il fattore è che l'arte e la musica non sono per tutti, mentre invece il cibo è per tutti. Per cui credo che con queste tre lettere che fanno una parola molto veloce, molto internazionale, comprensibile da tutti, si possa definire nel modo migliore e soprattutto chiaro quello che è tutto il mondo del cibo. Come fare la spesa? Credo sia la base di una buona gestione di una cucina. Mai fare la spesa a stomaco vuoto. Perché? Perché nel momento in cui noi ci avviciniamo al cibo e abbiamo fame, siamo affamati, rischiamo di comprare cose inutili. Questo è un altro insegnamento che ho avuto dalla mia famiglia e che ho riportato nelle mie attività. Questo segno è molto importante perché così facendo si rischia di buttare del cibo, di andare in quel mood del recuperare il cibo nel momento in cui ce n'è troppo, o recuperare gli scarti, cosa su cui non sono molto d'accordo, perché a monte non bisogna creare gli scarti. Per cui fare la spesa a stomaco pieno è il primo passo e il primo approccio verso l'organizzazione di una buona cucina. L'altro punto molto importante per fare una spesa intelligente è quello di pensare prima di comprare e pesare prima di cucinare. Questo metodo ci può permettere di non fare, come dicevo, degli scarti o degli sprechi inutili. Ogni tipologia di prodotto è buono nel momento in cui viene cucinato e servito. Non è una cosa frequente, anzi nella mia cucina non esiste proprio, e devo dire neanche nella cucina di mia madre, nella cucina di casa che è da 60 anni che mia madre pratica, il fatto di cucinare un po' di più per conservare in frigorifero e poi rigenerare magari il giorno dopo. Credo che il modo migliore per utilizzare il cibo nella maniera più corretta sia quello di cucinare pesando ogni tipologia di ingrediente e cucinandolo giusto per farci alzare da tavola con quel languorino che ci serve per riportarci a tavola dopo. Perché sappiamo tutti quanti che il cibo è la cosa più importante per l'uomo. Si può fare a meno di tutto nella vita tranne che del cibo e del movimento.